Nonno Ascoltami, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della Salute. Controlla il tuo udito in piazza, il 29 ottobre a Napoli. La funzione uditiva è una funzione fondamentale per la vita di relazione, perché tutto passa attraverso il canale verbo-acustico. Quindi, mentre la cecità allontana delle cose, la sordità allontana la persona e quindi, soprattutto nei soggetti anziani, porta a un isolamento, quindi alla depressione, al decadimento cognitivo, alle cadute. E nel bambino, se non viene prontamente corretta la disfunzione funzionale uditiva, ci stanno delle difficoltà di apprendimento del linguaggio. È un problema purtroppo anche delle persone giovani. Ultimamente nei livelli essenziali di assistenza è stata riconosciuta la necessità di fare degli screening neonatali. Nella fascia infantile l'udito è fondamentale per l'acquisizione del linguaggio. Se noi non sentiamo bene, non è necessario che noi dovessimo necessariamente avere delle problematiche gravi. Anche se abbiamo delle perdite di tipo medio, potremmo andare incontro a problematiche di acquisizione del linguaggio, problematiche a scuola. Con l'aumento dell'età media e con la migliore prevenzione delle malattie cardiovascolari, il problema della conservazione dell'udito, soprattutto in una fascia sensibile come quella delle persone anziane, è particolarmente rilevante, anche perché proprio in quella fascia i rimedi debbono essere particolarmente personalizzati alle esigenze del singolo individuo. Una campagna nazionale per i controlli gratuiti dell'udito. Dopo aver attraversato 16 regioni e 37 città, prendendosi cura di 10 milioni di cittadini, domenica prossima 29 ottobre dalle 10 alle 20 in piazza del Plebiscito nei pressi del San Carlo si terrà la manifestazione Nonno Ascoltami, una giornata di visite gratuite, giochi, sport e divertimento per grandi e piccoli. Prevenzione per adulti e bambini, dunque, ma non è l'unico appuntamento in calendario, anche prendendo spunto dalla festa dei nonni. Si incontreranno anche due iniziative importanti, che sono questa di Nonno Ascoltami, ma anche quella contro le truffe agli anziani. Quindi cammineranno anche di pari passo sia in piazza ma anche nei centri anziani, che ci vedranno presenti e quindi anche nel rapporto diretto, che vuole assolutamente andare incontro a quelle che sono le esigenze dei nostri anziani.